A volte la solidarietà passa anche attraverso un buon piatto di pasta. In questo caso una porzione di amatriciana, il piatto che ha reso Amatrice celebre in tutto il mondo. Dopo il terremoto che ha fatto tremare l'intero centro Italia lo scorso 24 agosto, le iniziative a favore delle popolazioni colpite dal sisma si sono susseguite senza sosta. Se ne contano decine anche nell'Aretino. Ed una delle tante è proprio quella dedicata all'amatriciana. Chi deciderà di aderire potrà donare 2 euro alla popolazione reatina per ogni porzione servita. A Capolona si potrà essere solidari gustando un buon piatto di pasta giovedì 1 settembre presso il ristorante Il Rifugio del Buon Gustaio e sabato 3 settembre invece presso il bar Mille Foglie. Anche la Proloco di Ciggiano ha deciso di far sentire la propria vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma con l'iniziativa Rigatoni alla Matriciana venerdì 2 settembre. E dalla gastronomia si passa alla cultura sempre sullo sfondo della solidarietà. Potrebbe infatti essere il patrimonio artistico di Arezzo a salvare quello dei territori colpiti dal sisma. Tutti gli incassi dei musei statali di domenica 28 agosto saranno infatti destinati ai territori terremotati. Per quanto riguarda la città di Arezzo, i musei interessati sono quello archeologico Mecenate, la Cappella Bacci nella Basilica di San Francesco ed infine Casa Vasari. Si aggiungono poi nella provincia il Museo Statale delle Arti e Tradizioni Popolari dell'Alta Valle del Tevere a Palazzo Taglieschi ad Anghiari, un'iniziativa alla quale ha deciso di aderire anche la Fondazione Ivan Bruschi, che devolverà l'incasso di domenica 28 agosto in favore delle popolazioni colpite dal sisma.